Ciao a tutti, oggi prepareremo la sbriciolata al caffè. Il tempo di preparazione della ricetta è di 60 minuti circa. Gli ingredienti sono, per la base, farina per dolci, zucchero, burro, nocciole tostate, cacao amaro, lievito per dolci, uova, vanillina e un pizzico di sale. Per la crema, zucchero, caffè espresso, latte intero, tuorli d'uovo, amido di mais e gocce di cioccolato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo a preparare la crema. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero semolato e la vanillina. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo i tuorli. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 4 minuti a velocità 4. Adesso aggiungiamo l'amido di mais. Il latte intero, e il caffè. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 7 minuti a 90 gradi a velocità 4. La crema al caffè è pronta, trasferiamola in una ciotola capiente, copriamola con pellicola a contatto e lasciamola raffreddare. Dopo aver lavato e asciugato il boccale, adesso prepareremo la base. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero e le nocciole tostate. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo un po' sul fondo del boccale. Aggiungiamo il burro. La farina, le uova, il cacao, il lievito per dolci, la vanillina, il pizzico di sale. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 40 secondi a velocità 5. L'impasto è pronto, adesso ci servirà
una tortiera del diametro di 22-24 cm. Abbiamo foderato il fondo con carta da forno e abbiamo unto i laterali con il nostro staccante per teglie. Trasferiremo metà dell'impasto nella tortiera. Adesso livelliamo il composto sul fondo, schiacciandolo per bene. E formiamo anche un leggero bordo. Abbiamo ripreso la crema, rimuoviamo la pellicola. Adesso trasferiamola sul composto. Adesso livelliamo per bene. Adesso aggiungiamo le gocce di cioccolato. E adesso completiamo col resto del composto, sbriciolandolo sopra. Adesso cuociamo a forno preriscaldato in modalità statica a 180 gradi per 40-45 minuti circa. La sbriciolata al caffè è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Sbriciolata al caffè. Grazie e alla prossima ricetta.